Siamo con la dottoressa Daniela Morgione, dirigente scolastico del comprensivo 4 di Pescara, di Via Milano. Mancano pochi giorni al suono della prima campanella. Professoressa, qual è la situazione? Allora, noi abbiamo lavorato durante tutta l'estate per un rientro in sicurezza, stiamo ancora lavorando, abbiamo tutte le aule ancora da allestire, alcune da allestire con la modulistica, con la cartellonistica e tutti i banchi sono stati posizionati in modo tale da permettere il distanziamento che è stato predisposto dai documenti ministeriali e sanitari, quindi i ragazzi entreranno in sicurezza con degli orari in scaglionamenti, abbiamo diverse entrate ed uscite nei sei plessi dell'istituto e durante le lezioni potranno togliersi la mascherina perché i banchi sono distanziati appunto secondo le norme previste. Naturalmente la mascherina dovrà essere poi indossata durante tutte le altre attività che prevedono movimento, quindi alzarsi dal banco per esempio per temperare la matita oppure andare in bagno. E i docenti avranno una zona di sicurezza di 2 metri di distanza dal primo banco, per cui potranno naturalmente fare lezione in tranquillità. Naturalmente, se si vogliono poi avvicinare i ragazzi, dovranno indossare la mascherina. Dopo tanti mesi, si torna dunque a scuola. Lei ovviamente ha ascoltato molti genitori. C'è preoccupazione, c'è apprensione o comunque c'è anche la tranquillità di sapere che i loro figli sono comunque a scuola e sono controllati da insegnanti, da assistenti scolastici? Allora, diciamo che ci sono tanti sentimenti contrastanti. Prima di tutto c'è la voglia di ricominciare, di ritrovarsi insieme, il sentimento di grande affetto che hanno i docenti per i loro bambini, le famiglie e tutta la comunità scolastica. Naturalmente la paura c'è, però diciamo che noi cerchiamo di garantire al massimo la sicurezza per i nostri bambini e i nostri alunni. Abbiamo nominato anche un medico competente che quindi sarà il primo ad essere informato su eventuali situazioni di disagio. Abbiamo la famosa aula Covid che abbiamo chiamato aula zero, che Covid ci sembra insomma una parola che vogliamo un po' mettere a margine della nostra scuola, dove eventualmente ci dovessero essere delle situazioni di bambini che si sentono male, saranno portati in questa aula con la presenza comunque di docenti o di collaboratori scolastici chiamati i genitori per poi avviare tutto il procedimento di visita con il medico competente e con il medico di famiglia. I famosi banchi con una sola postazione sono arrivati. Allora, noi avevamo già tutti i banchi monoposto, quindi non abbiamo avuto nessun problema e abbiamo ordinato solamente 25 banchi perché abbiamo dovuto spostare una classe della Pascoli qui in via Milano, perché la Pascoli è un edificio storico che ha alcune aule piccole che quindi non abbiamo potuto più sfruttare. E questi 25 banchi non ancora arrivano, però nel frattempo ne abbiamo racimolati altri da altre classi, quindi in attesa che arrivino, pensiamo a metà ottobre.